Amici di Motorstrada, ciao. Siamo al Lingotto, adiacenti le palazzine del Lingotto Fiere. Siamo in compagnia con Alberto Gianoglio, facente parte del comitato organizzatore di Automoto Retro. Ciao Alberto, raccontaci in sintesi tutta la performance motoristica torinese. Ciao a tutti intanto, grazie per la vostra presenza. Automoto Retro per la prima volta occupa tutti i padiglioni di Lingotto più l'Oval, è un risultato che non avevamo mai raggiunto, non abbiamo più nulla da occupare perché occupiamo tutti i padiglioni più la parte esterna, quindi una superficie di circa 100.000 metri quadri. Ci sarà Automoto Retro appunto con tutte le sue solite caratteristiche, Automoto Racing con una novità, cioè Automoto Off-Road, la parte dedicata ai fuoristrada. Come sempre, ovviamente, la parte dedicata al custom che si è ampliata ancora, più la parte esterna, come dicevamo prima, dedicata alla pista con uno sviluppo di circa 700 metri, dove ci saranno esibizioni di tutti i tipi: auto da rally, auto da pista, drifting, qualche esibizione forse di moto, ma lo stiamo decidendo in questi giorni, in queste ore. Abarth farà un'esibizione, farà delle dimostrazioni, go-kart, possiamo dire che non manca quasi nulla. Quindi grande, grande evento a Torino. Ricordaci le date? Le date saranno dal 13 al 15 di febbraio e gli orari per il venerdì saranno dalle 10 alle 19, mentre invece per il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Gli ingressi per la fiera sono due: uno lato via Nizza, che porta direttamente in Automoto Retro dentro il padiglione di Lingottofiere, e uno dai parcheggi interni che porta direttamente all'ingresso lato Oval. A questo punto, amici di Motorstrada, vi aspettiamo numerosi.